Essere al servizio dei pazienti offrendo nello stesso luogo la presenza di specialisti delle più varie branche per la diagnosi e la cura di numerose patologie che possono essere trattate semplicemente in ambulatorio. Con questa filosofia è stato inaugurato a San Giuliano del Sagno il centro polispecialistico SIDA. L'iniziativa è frutto della passione e delle competenze di un team di giovani affermati professionisti. Il direttore sanitario, una firma di grande esperienza nel mondo della chirurgia, il dottor Savino Berardi. Tutto è nato dal fatto che una giovane e brillante odontoiatra, la dottoressa Simona De Benedittis, ha aperto uh, uno studio odontoiatrico in questa sede e uh, si è innamorata del posto uh, e ha trasmesso questo suo sentimento a una serie di medici specialisti in varie branche uh, che hanno sposato la sua. Uh, idea di creare un centro polispecialistico che poi con molto coraggio ha realizzato insieme al dottor Davide Berardi. Ma quali sono le principali patologie che possono trovare risposta in un centro di questo tipo? Dalla piccola chirurgia all'aspetto poi diagnostico eh, sia per le neoplasie mediante ecografie, endoscopie digestive assistite eh, da, da, dall'anestesista, eh, all'ergologia alla psi psicologia, al sostegno psicologico, eh, naturalmente con, esasperando il concetto di privacy, alla fisioterapia, eh, alla riabilitazione in ogni settore, da quello ortopedico, alla cardiologia, eh, certamente eh, ne avrò dimenticati molti, ma insomma eh, per garantire un largo spettro. Di potenziali utenti. Il centro polispecialistico è per scelta in uno dei tanti paesi del nostro Molise. A pochi chilometri da Campobasso ma in posizione centrale rispetto a un territorio molto vasto, dai confini con la Campania fino al Matese. Una scelta etica e di prossimità rispetto ai pazienti. Rimetto che io ho lavorato per oltre 45 anni nella sanità pubblica negli ospedali di tutta Italia. Ma adesso i tempi sono cambiati perché. La sanità pubblica eh, in tutta la nazione è orientata verso l'assistenza dei pazienti in acuzie o comunque che presentano patologie bisognose di ricovero in ospedale. A questo punto creare una struttura snella, professionalmente qualificata, eh, che garantisce per la presenza delle figure professionali idonee e soprattutto... Per un aspetto che cito per ultimo, ma ultimo non è, mi riferisco a quello economico, credo che una struttura che azzera i tempi di attesa, favorisce le alte prestazioni e è economicamente sostenibile sia tipica dei nostri tempi.